se ascolto un po' meglio come proseguono le giornate, la prima cosa che sento è veramente qualcosa di insostenibile. Mi piace molto una frase di Thoreau che diceva che molti uomini hanno una vita di quiete disperazioni e la rassegnazione è come una disperazione rafforzata. Questo è a tratti inquietante, però noi veramente dobbiamo uscire da questa rassegnazione. Io ne sento il bisogno, io non ce la faccio, non ci vivo bene lì dentro. Quell'energia, quella fiamma, quella forza che avevo nel cuore non era una mia follia, ma era qualcosa di condiviso insieme agli altri. E questa fiamma è stata la scintilla che ha fatto nascere questo movimento che adesso sta per palesarsi, sta per metterci la faccia, si vuole far vedere al mondo. Nasciamo da un'insofferenza e ognuno di noi cercava qualcosa in più, un senso più profondo delle cose. E una spinta che per esempio io sentivo solo mia, quella di voler cambiare le cose, di cercare qualcosa in più, invece ci ha fatto incontrare, quindi spero di non sprecare questa vita. È un tempo in cui la parola crisi è diventata centrale. Però noi vorremmo scoprire se in questa crisi, che è innanzitutto mia, ma anche del mio contesto, ci sia una possibilità di crescita, di speranza, qualcosa di reale che mi possa aiutare a vivere in un modo diverso, che non sia quello abituale del successo, della fretta, della prestazione. Noi vogliamo essere appunto un centro culturale di nuovo tipo. Vogliamo essere al centro, prima di tutto, di noi stessi, del dolore che sentiamo, del senso di inadeguatezza. Perché oggi è difficile far partire le cose, fondare le cose, aggregarsi. Quindi innanzitutto vogliamo ripartire da questa difficoltà, centrarci in questa difficoltà. Vogliamo anche nel lavoro culturale, nel lavoro pubblico, politico che noi vogliamo fare, vogliamo ripartire sempre da questa centratura interiore che dà veramente il carattere di rivoluzione al nostro movimento. Oggi la rivoluzione non è più un'opzione, ma una necessità per le vite di ognuno di noi.